5 romanzi noir imperdibili. Sigla. Ormai lo sapete, qua si parla spessissimo di letteratura crime, spesso di gialli, di noir, più raramente di thriller, ma anche di altri libri. Ma oggi vi voglio portare quella che secondo me è la cinquina imperdibile di romanzi noir che secondo me dovreste leggere. Questa non è una classifica, è soltanto un elenco di 5 romanzi noir imperdibili. Vi dico che di quasi tutti questi romanzi ho parlato sul canale, quindi se volete vedere i video relativi cercateli, magari ve li metterò chiaramente qui sotto nei commenti oppure linkati qua in alto quando sarà il momento, ma adesso iniziamo. Il primo romanzo di cui vi faccio menzione, di cui vi ho già parlato, è La camera azzurra di Georges Simenon. Un romanzo che si occupa di raccontare l'adulterio ed è un noir dell'animo, un noir psicologico bellissimo, con questo andamento quasi bustrofedico, possiamo dire, si fa avanti e indietro in un pendolo che sembra inutile ma che in realtà è tutto il nocciolo psicologico della questione, con un finale che per me è uno dei più belli mai letti, quindi super raccomandato. Il secondo titolo che vi porto, e anche di questo ne ho già parlato e chiaramente qua sopra c'è il link, è Il grande sonno di Raymond Chandler. Avrei potuto portarvi anche Il lungo addio, oppure Addio mia amata, ma questa triade è fondamentale per qualunque lettore di noir. Ma vi parlo del grande sonno perché secondo me, nonostante tutto, anche se nel lungo addio c'è più malinconia, in questo Il grande sonno la cosa che me lo fa amare forse di più è che è l'esordio di Marlowe ed è uno degli esordi letterari più belli che esistano, un'opera prima strabiliante. Quindi la scrittura di Chandler è molto particolare, difficile che qualcuno la odi, qualcuno la troverà probabilmente un po' troppo sopra le righe, non io. È una scrittura magistrale, sempre in bilico, come vi ho detto, tra ironia e il rischio di scadere nel grottesco, nell'esagerato, ma questo non succede perché Chandler è un maestro della letteratura. Quindi Il lungo addio, il secondo noir che vi consiglio di leggere senza nessuna esitazione. Il terzo romanzo forse è addirittura a cavallo col genere giallo, ma secondo me ha tinte molto più noir di quanto non siano quelle gialle, per cui ve lo metto in questa classifica. L'ho letto tempo fa, quindi non ve ne parlo approfonditamente, ma sicuramente un libro che porterò sul canale, perché assieme a un altro è un vero capolavoro del genere. E sto parlando di La Dalia Nera di James Ellroy, un romanzo è abbastanza corposo, le pagine sono scritte molto in piccolo e sono 350 pagine circa, ma sono scritte abbastanza in piccolo. È un romanzo corposo, è un romanzo denso, è un romanzo pieno di eventi con molti nomi, va seguito con attenzione, ma vi darà una soddisfazione nella lettura che non potete neanche immaginare. Sono state fatte numerose trasposizioni cinematografiche. L'ultima, se non mi ricordo male, di Coppola è veramente, purtroppo, essendo Coppola un grandissimo regista, però in quel caso veramente ha sbagliato il film, secondo me. Ha sbagliato perché ha creato tutto un intreccio strano, non per il film in sé, ma proprio come ha reso la storia della Dalia Nera, che è stata fonte di tantissimi film, tantissime opere cinematografiche, inutile parlarvene ancora adesso, ma si basa su una storia vera, sull'omicidio terribile, brutale di Elizabeth Short, Betty Short, una ragazza, una giovane ragazza che nella Hollywood di quegli anni 30-40 stava cercando di emergere come starlet e che è stata trovata divisa a metà con gli organi, eviscerata con un sorriso da parte a parte, aperto sul viso bellissimo, insomma è stato un crimine dei più efferati della storia americana ed è un crimine irrisolto ed è questo è un libro affascinantissimo, quindi non fatevi scappare per nessun motivo The Black Dahlia, La Dahlia Nera di James Ellroy. Ancora un libro di cui vi ho parlato in un video che è poco visto qua sul canale, ma è un libro che io continuerò a raccomandarvi perché è bellissimo. Non mi dilungo oltre in motivazioni, guardatevi quel video se vi interessa. La cosa che vi dico è che questo libro è scritto sotto pseudonimo da quello che si ritiene essere un grandissimo autore. Non è chiaro chi sia l'autore vero e proprio, si è parlato di Faulkner, si è parlato addirittura di un regista famosissimo come Orson Welles, non si saprà mai probabilmente, ed è un libro meraviglioso. Non posso dirvi niente più di questo, ma guardatevi il video se ne volete sapere di più, ed è La fine è nota di Geoffrey Holiday Hall. Un libro veramente meraviglioso, un'indagine dove il punto di partenza è
una persona che entra in un appartamento si butta dalla finestra e quindi la fine nota dall'incipit del romanzo. Ma come sono andate veramente le cose? Lo scopriremo seguendo passo dopo passo il processo che porterà il protagonista dall'interno del suo loft, del suo appartamento in un grande grattacielo nel cuore di New York, fino a un paesino dove probabilmente la verità verrà fuori e la verità vera alla fine uscirà in un colpo di scena tra i più belli della letteratura noir di tutti i tempi. Questo è un noir quasi per un pretesto, in realtà è un romanzo molto più profondo, molto più complesso, che vi consiglio assolutamente di leggere. La fine nota di Geoffrey Holiday Hall. E per finire, un romanzo che ho letto quest'estate, il video se non è già uscito uscirà sul canale perché l'ho già girato, ed è un libro di una bellezza esagerata non solo per la storia che racconta, ma soprattutto per lo stile letterario, che è un misto tra quasi un flusso di coscienza, possiamo dire, quasi è scritto in prima persona dal protagonista, che è sostanzialmente un uomo, una persona di strada, quindi è scritto con dei termini abbastanza grezzi, quasi con un parlato trascritto, ed è un libro meraviglioso, di sentimenti, una storia d'amore bellissima, storia nerissima, che è Il postino suona sempre due volte di James Cain. Un romanzo che ho purtroppo per adesso solo su ebook in una vecchia edizione, ma l'ho comprato per gli Adelphi e anche di questo vi consiglio di guardare il video se non è ancora uscito. Iscrivetevi quando uscirà, guardatevelo assolutamente perché questo è un libro imperdibile. Uno dei noir più belli di tutta la storia della letteratura americana sicuramente. Non so come dirvelo, è un libro di una bellezza esagerata con una delle dichiarazioni d'amore più belle di tutta la letteratura, di tutti i libri, comunque di tutte le cose che abbia mai letto, una delle dichiarazioni d'amore più belle mai viste è in questo libro. Quindi non perdetevi per nessun motivo Il postino bussa sempre due volte, edito da Adelphi, un libro meraviglioso. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questa carrellata sia stata interessante, alcuni libri li trovate qua, di altri parlerò, di altri non ho ancora parlato, ma questi avete, per quello che vale, sto scherzando, il mio bollino di garanzia. Questi sono dei libri assolutamente imperdibili che non vi deluderanno se siete amanti del noir. Anche per oggi è tutto, alla prossima!